È sera, siete in macchina e state tornando dal lavoro. Avete fatto più tardi del solito, è stata una giornata intensa e avete la testa piena di pensieri. Il tragitto che vi separa da casa dura mezz'ora ed è quasi tutta superstrada. Al momento di imboccarla, constatate con sollievo che è meno trafficata del solito. Con la mente ripercorrete le tensioni e le fatiche della giornata. Ripensate a un confronto particolarmente sgradevole che avete avuto con un collega, il quale vi ha dato l'impressione di accusarvi di mettergli i bastoni fra le ruote. O perlomeno, è questo quello che avete pensato lì per lì, ascoltando le sue rimostranze. E non sapendo come controbattere, vi siete affidati all'istinto e avete reagito mettendovi sulla difensiva. Ma adesso che avete avuto qualche ora di tempo per rifletterci, vi viene il dubbio che si sia trattata di una reazione spropositata. Ripensate alle sue parole, alle espressioni del suo viso e al suo tono di voce, per cercare di cogliere dettagli che magari vi sono sfuggiti. La situazione, dal suo punto di vista, doveva apparire diversa da come l'avete interpretata voi. Quale altro motivo avrebbe avuto per accusarvi di una cosa tanto assurda? Oltretutto, in genere, è una persona così ragionevole ed ecco che vi trovate ad imboccare la via di casa, di fronte a voi l'ingresso del garage. Se la situazione descritta e le sensazioni che suscita vi sono familiari, ebbene, siete in buona compagnia. Chi non ha mai provato la sensazione di aver perso a un certo punto la cognizione del tempo, di non riuscire a spiegare come si è spostato da un posto a un altro, di non ricordare niente del tragitto percorso? Quando vi siete resi conto che stavate procedendo col pilota automatico, probabilmente siete stati assaliti dall'angoscia. Chissà che cosa avrebbe potuto accadere. Potevate uscire di strada oppure investire qualcuno. Perché il nostro cervello ami inserire il pilota automatico è un argomento di grande interesse per gli scienziati cognitivi. L'opinione più diffusa attualmente è che la maggioranza degli esseri umani trascorra il 30-50% delle ore di veglia con la testa da un'altra parte. Altrettanto sorprendenti sono le ragioni della proporzione di questo fenomeno. Pare che avere la testa fra le nuvole svolga un'importante funzione adattiva. Ma come per altre molte funzioni adattive, più le assecondiamo e maggiori sono i rischi di fare un bel capitombolo. Sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Cosa rende felice il tuo cervello di David Di Salvo.